Eh sì, il tema è vite svelate. L'idea è proprio quella di ripartire dalla fragilità, dalla vulnerabilità, mettere al centro ciò che alla fine ci riguarda vicinissimo. In un certo senso abitiamo un tempo fragile, complesso, all'interno del quale abitiamo costantemente delle promesse di chiarezza. In realtà è un tempo incerto, dobbiamo imparare ad abitarlo con gli strumenti che abbiamo. E la prima caratteristica necessaria è la sincerità, disporsi a raccontare la propria storia. Quindi durante il festival ascolteremo questa sincerità, partiremo dalla vulnerabilità, partiremo in realtà dalla meraviglia della scorsa edizione, per arrivare però verso un rapporto diverso con la nostra vita, all'interno del quale lo scambio, diciamo la reciprocità della sincerità, crea una condizione all'interno della quale guardarsi e riconoscersi come spezzati, rotti per certi versi, ma non per questo finiti, anzi, proprio a partire da quella frattura si può costruire qualcosa che abbia a che fare con l'essere insieme all'interno di un mondo che sembra ostile, ma che in realtà è semplicemente difficile da cogliere, soprattutto oggi, all'interno del quale noi viviamo un tempo confuso. Però, unendoci insieme diciamo sullo spirito della ginestra leopardiana, possiamo trovare una strada che altrimenti sembra preclusa.